emesso 3, no, cos'è? 9 settembre 1800. Sapevo come si faceva per votare. Ragazzi, ve l'ho Mi detto, sembrava che mi spuntava già nello schermo. no, dovete cliccare sulla destra dove c'è ovviamente la parte del quiz e poi noi quando facciamo partire la domanda, vi parte, vi compare subito appunto la domanda che vi ho già presentato e poi dovete cliccare sulla risposta che pensate sia corretta. Quindi, vabbè, dai, la prima te la sei persa. Passiamo alla seconda. Seconda che... Allora, anche questa qua è storica, ragazzi. Siamo partiti con una cosa storica, però, ragazzi, per chi segue la Juve, anche questa, secondo me, è abbastanza facile, perché stiamo parlando di divise di calcio. Ovviamente la Juve, siamo abituati adesso a vederla con la divisa gialla, con la divisa nera, con la divisa bianconera. Ma la domanda che vi faccio, e allora Tony, puoi partire, è di quale colore era la divisa della Juventus nel primo esordio ufficiale in campionato? Abbiamo biancazzurra, bianco e nera, gialla e blu o rosa e nera. Bembe, un attimo solo, c'è un problema tecnico. Vedi se riesci a mandare avanti tu, perché mi dice only host have permissions, credo ci sia un bug. Start next round. È partita. Vado su. Ragazzi, qual era la domanda? Allora, qual era, scusate, la divisa nella prima gara ufficiale della Juve? Di che colore? Gialla e blu, bianco e nera, biancazzurra o rosa e nera? 17 voti. Allora, 17 voti in 3 avete sbagliato perché vi siete fatti ingannare mettendo bianco-nera. In realtà, ragazzi, la prima divisa della Juve ufficiale era rosa e nera con i pantaloncini neri e la maglietta rosa, ragazzi. Quindi avete fatto giusti in tantissimi: Paolino, Mona, Alberto, Jerome Gamer, Claudio, Matteo, Francis, Dybala, eccetera, eccetera, eccetera. Bravi ragazzi, bravi. Allora, andiamo con la terza. Ora ti do l'opzione per fare la terza o faccio io? Adesso sì, adesso sì. Ok. Perché devo cliccare su show result, quindi probabilmente non te la dava per quella. Allora ragazzi, la terza domanda, questa qua è un po', secondo me, difficile, c'era a dirlo. Questa qua è un po' difficile. Ovvero, questa qua è per quelli che sono forse un po' più anzianotti, un po' più storici. Come vi ho detto, ve l'avevo messa un po' in ordine, quindi queste qua sono quelle un po' più storiche. In quale anno la Juventus ha perso la finale di Champions League? E voi direte quale delle sette? Contro l'Amburgo. Tony, fai partire. Le varie opzioni sono 1973, 1983, 1995 oppure 2000. È partito, Tony? Fai partire tu, niente, sono bloccato io. Provo a Partito. uscire e a rientrare. Vai, faccio partire io allora, nessun problema. Quindi ragazzi, qual è l'anno della finale persa contro l'Amburgo? 1973, 83, 95 o 2000? Vediamo chi ha fatto giusto. Anche qua ragazzi, la maggioranza ha azzeccato, perché una persona ha messo 2000, una persona ha messo 95, in 5 avete messo il 73. Invece in 11 avete messo il 1983, quindi di nuovo Jenny ha fatto giusto, Alberto di nuovo ha fatto giusto, Iguani ha fatto giusto, quindi bravi, bravi, bravi. Ragazzi, questa Fatto. qua era un po' Vabbè, tanto complicata. posso dire un piccolo aneddoto, posso raccontare se velocemente. Assolutamente, vai. Allora, in quell'anno mio zio, quindi il fratello di mio padre, aveva 18 anni e per quella finale, diciamo che in famiglia, che siamo tutti juventini, diciamo, c'era tanta felicità perché si pensava che dopo, cioè, si sarebbe vinto al 100% quella partita. E mio zio, non è per niente scaramantico, fece già una torta con scritto Juve campione. Poi dopo ti immagino pensare cosa è successo, la reazione dopo la partita, che, insomma, con quel gol da centrocampo, insomma, vabbè, Non immagina ci il resto. Pensa un po'. credo, E da no. quel momento mio zio non è più stato lo stesso tifoso, cioè è un po' più, è più simpatizzante, non è più tifoso acceso come prima, insomma, mi dispiace tanto, però lo capisco, dai, Assurdo, troppo così. assurdo.
Allora, Tony, io sto cercando di farti co-host, non so se... Ecco qua, te l'ha fatto co-host, perfetto. Al massimo tu dimmi che faccio partire io, non c'è nessun problema. Sì, no, infatti adesso facciamo questo test con quest'ultima, se no in caso poi mandi avanti tu. Mi dispiace ragazzi, purtroppo si era buggato tutto. Nessun Adesso problema. dovremmo esserci. Ragazzi, quarta domanda, guardiamo, ma non posso vederlo ormai. Scrivete intanto nella chat a quante risposte corrette siete su tre. Magari c'è qualcuno che è già a 3 su 3. Ditemelo prima di andare alla quarta, che sono curioso. O se magari qualcuno tra di voi è a 4, 3 su 3, ma non credo che nessuno di voi che è qua nel campo. 3 su 3, Alex. Alex, sei 3 su 3? Sì. Grande Alex, grande, grande. Anche Claudio. Poi Giovi anche 3 su 3, grande Giovi, grande. Allora c'è una bella lotta qua, mi sa, c'è una bella lotta per chi sarà il campione di questo primo quiz sulla Juventus di stadio, che ovviamente ragazzi, per come diciamo è presentato ora, vi sta piacendo molto, quindi in caso lo riproporremo sicuro. Passiamo alla quarta domanda, ragazzi. La quarta domanda è una domanda relativa la sfida forse più iconica del campionato di Serie A, soprattutto per la Juventus, e ovviamente vige su il derby d'Italia, quindi con l'Inter. E allora vi chiedo quante partite, o meglio, quanti derby d'Italia ha vinto la Juventus contro l'Inter in 245 incontri ufficiali. Quindi ragazzi, non si sta parlando solamente di Serie A, si sta parlando in generale quanti derby d'Italia ha vinto la Juventus. Allora, 110, 102, 98, 75. Vediamo. Avete votato in 14? Qua ragazzi, era una bella battaglia. Era una bella battaglia perché erano tutte più o meno lì e non è facile dire la risposta. Vi dico già subito che l'Inter ne ha vinti meno della Juve, quindi su questo ragazzi partiamo già che possiamo emozionarci perché già siamo contenti che la Juve ne abbia vinti di più dell'Inter. Ma ragazzi, la Juve, ahimè, per quelli che hanno votato 98 e rullo di tamburi 102, la Juventus ha vinto 110 volte il derby d'Italia contro l'Inter.
rimango qua in audience voi due, se non vi dispiace, qua nel campo Giovi e Alex. E quindi ragazzi possiamo andare avanti con la prossima domanda. Siamo allora, ai primi risultati ben vede di quest'ultima, così anche loro vedono le risposte appunto. Sì, allora, show result. Ok, così almeno vedete anche voi il risultato ragazzi. Datemi solo da... Ecco, devo solamente soffermi il naso che non ce la faccio più. Allora, possiamo andare allora avanti con la prossima domanda. Siamo, se non sbaglio, alla numero 6. E ragazzi, qua di nuovo andiamo a ritroso in una partita, però un po' più recente. Ecco, non andiamo in una partita vecchia, diciamo di 10 anni fa. Andiamo qualche anno indietro, in un'altra sfida molto importante per la Juve. E allora ragazzi, vi dico... In quella che è stata l'ultima vittoria della Juventus contro il Napoli. Attenzione ragazzi, a Napoli. Quale è stato, Tony fai partire pure, l'ultimo marcatore nella sfida Napoli-Juventus 1-2 nell'anno 2018? Ragazzi, qual è l'ultimo marcatore della Juventus che ha fatto il 2-1? Vediamo, pam 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 pam. Raga, qua ragazzi, è risultato in 13. Io me la ricordo. Di nuovo la maggioranza ha azzeccato. Vediamo se tra questi 6 c'è. Tra questi 6 ragazzi c'è Giovi, ma non c'è Alex, ragazzi, che ha sbagliato. Alex, niente. Vediamo. No, no, non ho proprio votato. No, non ce l'hai fatta col tempo. No, non ce l'ho fatta in tempo. Cavolo. Io me lo ricordavo bene. Le sfide col Napoli. Okay, grazie. Allora, quindi possiamo andare con l'ottava. Io non so se c'è un modo già per vedere chi è, per esempio, in testa. O forse la classifica sì. C'è solamente alla fine. Risulta appunto Giovi essere in testa con 0 errori. Però gli altri, diciamo, non ancora risultano. Si vedrà alla fine. Ecco, perché io non vedo i risultati, ecco, non li vedo. No, alla fine. Ok, perfetto. Quindi Giovi per adesso in testa, ma attenzione perché ci sono ancora quattro domande per questo video. Sono quattro domande facili. Vi dico, tra queste quattro ce n'è una che secondo me è facile e le altre tre dico attenzione perché non sono proprio facilissime. Quindi andiamo avanti con la prossima domanda. La prossima domanda è relativa a, diciamo, un po' quelli che sono gli idoli della Juventus. E allora la domanda, Tony, fai pure partire, è: chi è il calciatore juventino con più presenze nei campionati italiani? Buffon, Chiellini, Del Piero o Boniperti? Chi è quello con più presenze nei campionati italiani, eh? Vediamo le risposte. Qua c'è stata una bellissima battaglia. Ragazzi, io vi avevo detto che dovevate essere attenti, perché infatti in questo caso non era Del Piero, ma era Buffon. Quindi quei 7 che hanno votato Del Piero, tra cui anche Giovi e anche Alex che vi siete fatti fregare, non era Del Piero, ma è Buffon. È Buffon. Anche tu, Jenny, avevi votato Del Piero? Eh sì, mi ricordavo che aveva fatto più presente. Eh no, invece...
primo, diciamo, risposta corretta, lo potresti raggiungere e ne mancano ancora tre. Quindi ne mancano ancora tre. In palio c'è un premio, un libro scritto appunto come abbiamo detto prima. Possiamo andare con la settima domanda. La settima domanda, ragazzi, ve la spoilero, è relativa a quello che è stata la risposta giusta di questa domanda appena fatta. Quindi stiamo parlando di Gianluigi Buffon e vi chiedo, fai pure partire Tony, di quanti minuti è il record di imbattibilità di Buffon in Serie A? 862, 973, 1001 o 1112? Qual è? Quanti minuti sono per il record? Votato in 13, 9 corretti, 3 sbagliati, 1 sbagliato. Allora, chi ha votato 862, vi dico, è troppo poco. Chi ha votato 1001, vi dico, è troppo. Chi ha votato 973, ha messo la risposta corretta. 973 è il record di imbattibilità di Gianluigi Buffon, che vi chiedo, quando è che, vi chiedo adesso, non mi ricordo questa cosa qua, ragazzi, non me la ricordo per certo, però mi ricordo per certo in quale partita anche ha raggiunto il record. Sì, Torino Juve con Belotti, se non sbaglio. Torino 1-4, che fu esatto. Morato e poco basso punizione, sì. E poi anche che dire, vabbè, questi qua è esatto. Sì. Esatto, in Torino Juventus ha preso appunto il record di imbattibilità con 973. E qua Giovi ha fatto giusto e Matteo ha fatto giusto, quindi bella sfida, a meno che non ci sia qualcuno appena dietro. Non so, Tony, se puoi confermarmi qualcosa. No, direi che sono tutti confermati. Ok, perfetto. Quindi show result to all e possiamo passare alla ottava domanda. Ragazzi, per ora come vi sembrano queste domande? Vi stanno piacendo? Sono belle? Abbiamo pescato bene? Sì, finora sì, sono belle. Nonostante le figuracce, sì. Peccato per quella mia di Del Piero, là potevo ragionare un po' di più. Adesso non mi sentono giusto, loro, sono perché belle, sennò non è che posso parlare ogni due minuti. Sì, sto parlando a voi ovviamente che abbiamo vedete detto questo c'è video. un premio, un palio. E ringrazio anche loro, Facciamole però, un po' storiche, un po' sui record, un po' più facili e in generale alterniamo un po' perché non ci deve essere solamente, non ci devono essere solamente domande difficili difficili, quindi possiamo andare con la, se non sbaglio, sì, no, non sbaglio, la penultima domanda. La penultima domanda, ragazzi, secondo me è facile, ve lo dico. Allora, Tony, puoi far già subito partire? Vi chiedo, relativo all'Allianz Stadium, che capienza ha l'Allianz Stadium? Quanti posti a sedere? A 40.057, 41.000, scusate, 507, 42.507, 43.507. 13 votanti, in due hanno sbagliato, gli altri hanno fatto corretto, ovvero in 11. E qua di nuovo ha fatto giusto Alex, di nuovo ha fatto giusto Giovi, di nuovo ha fatto giusto Matteo, quindi vi giocherete o la parità o la vittoria di uno dei due all'ultima, ovvero 41.507 posti a sedere per l'Allianz Stadium. E allora, anzi, in realtà 12 risposte corrette. Forse questa era abbastanza qualcuno, facile, so. Devo dire la verità. Vi chiedo, relativo all'Allianz Stadium, piccolo discorso. Tu, Tony, cosa ne pensi dello stadio? Secondo te potevano farlo qualche migliaia di posti in più? È giusto, visto anche quello che adesso stiamo passando?
Però ti faccio un esempio pratico. Ultimamente, no? Ero in curva col Maccabi. Io vedevo che tanta gente era nelle tribune del Maccabi, cioè tanta gente del Maccabi. Un po' spiace vedere che anche in quei settori magari sì, c'è la prevalenza juventina, chiaramente, però vedere tanti tifosi fuori dal settore ospiti, forse facciamo un pochino Allora, quello è fretta. vero, purtroppo però questa qua è una cosa relativa proprio anche alle tifoserie ospite, nel senso che a differenza della nostra cultura, ci sono altre squadre, altre nazioni dove sono abituati magari a palcoscenici un po' minori e quindi quando ci sono queste occasioni tendono davvero a invadere i settori ospiti e non per andare proprio a supporto della loro squadra perché è come se fosse l'evento unico che possono avere magari nel giro di 10 anni, capito? Quindi l'evento quello che è successo con il Maccabi è una cosa che è relativa un po' più a questo. Poi un'altra cosa brutta è che c'erano tifosi del Maccabi lì, ma non solo c'erano tifosi del Maccabi lì, c'erano anche un botto di posti ancora liberi e quello è Esatto. perché i prezzi anche sono alti e tanto più perché quello purtroppo è il momento che stiamo vivendo e non è sicuramente ottimale, quindi non invoglia neanche la gente di andare a spendere, giustamente. Io per esempio ora sono nei dintorni a Torino, ci siamo conosciuti quest'estate all'evento di Pogba, quando è arrivato Pogba. Sì, mi ricordo. Però il problema è che io prima, quando stavo giù in Campania e volevo venire a vedere la partita, e c'erano gli abbonamenti, le prevendite, tutto quanto, io non riuscivo mai perché la curva andava via subito e le tribune costavano molto di più, e a quel punto sia io che mio padre facevamo un ragionamento e non ci conveniva e mai eravamo riusciti a salire. Ora chiaramente io sto qua vicino, è più semplice per me, però prima questo era un tema, ecco. Ecco, l'opzione perfetta, ve lo dico adesso, visto che stiamo parlando di stadium, poi possiamo passare all'ultima domanda, che è quella decisiva. L'opzione migliore per prendere i biglietti, per essere sempre sicuri di prendere i biglietti, ragazzi, è quella di essere iscritti ad uno Juventus Club nelle vicinanze al vostro paese. Ci sono gli official Juventus Club, a cui voi vi iscrivete, sono 30 euro generalmente l'iscrizione annuale, e con quella, ragazzi, avete la prelazione su tutti. Ovviamente, quindi ancora prima che partano le vendite riservate a quelle che hanno la tessera 1897 o la membership o la vendita libera, eccetera, voi, ancora prima proprio che escano sul sito, avete la possibilità di dire al club: sì, va bene, vengo a vedere la partita, prendimi 2 biglietti, voi pagate i biglietti e il club, ragazzi, ve li trova. Al 99% è così. Quindi questo. Infatti siamo stati noi a crearlo il club. Proprio in maniera di questo siamo stati noi a crearlo. Bravi, bravi, avete fatto assolutamente bene. Allora, ragazzi, ultima domanda. La domanda che decreterà chi sarà il vincitore del primo quiz sulla Juventus ufficiale targato Stadio e Juventus. Possiamo, ragazzi, andare con Benve. l'ultima domanda. Dimmi. Infatti, Ma scusami se te lo chiedo, ma quanto sono in classifica? quello che volevo dire era, possiamo andare con l'ultima domanda, ma prima, se c'è qualcuno, se c'è Tony, per esempio, che mi puoi dire chi è al momento in testa e a quale punteggio, così facciamo un Allora piccolo ragazzi, recap finale. purtroppo i risultati escono tutti alla fine, quindi al momento nessuno le ha azzeccate tutte, quindi nessuno è a punteggio pieno, questo possiamo dire. I risultati usciranno alla fine di ciascuno di voi. Ma ragazzi, tra l'altro, voi li vedete quanti punteggi avete fatto? Perché su in alto ci sono i palloni o le X, No, dove no, avete fatto. Non ci quello, sono? no, no, quelli ci sono, però non indicano le risposte corrette. Ah, ok, avevo pensato così l'altra volta. Allora ho sbagliato io, mea culpa. Vabbè, ragazzi, voi lo sapete quante ne avete sbagliate. Giovi, penso che l'abbia sbagliata una, giusto? Sì, ho sbagliato solo quella di Del Piero. Matteo, credo che ne abbia sbagliate due. Quindi può o pareggiare oppure perdere di uno. E gli altri, non so se c'è qualcuno che ne ha sbagliate meno di una. Non so, se c'è qualcuno che ha sbagliato meno di uno, lo dica adesso in chat, ma non credo, così almeno ci facciamo giusto un attimo un'idea per l'ultima domanda, per capire chi al Io non momento è me ne in ricordo, testa se e faccio chi questo potrebbe forse vincere. Perché ne magari faccio vincete tutte e 5 due, su Matteo e 10, Giovi, un sei paio arrivati a di pari cavolate mi punti, verrebbe. Tony, cosa 5 su facciamo? 10. 10. Io i punti, il premio arriva Due, entrambi, assolutamente, avevo ragazzi. Perfetto, votato, ma purtroppo non so quindi perché allora se stavano ai risultati, guani da però quella del comunque l'avevo 3. sbagliato entrambe. Cavolo, quindi Cavolo, quindi sei indietro di una e se non c'è nessun io ne ho altro, sbagliate ragazzi. due. Quindi anche te Certo. Alex, potresti essere lì per vincere nel caso in cui Giovi sbagliasse e voi due,
invece faceste giusto. Però ragazzi, ve lo dico, l'ultima domanda, secondo me, per voi, purtroppo ragazzi, è facile. È facile. Per voi che avete azzeccato tutte queste qua, è facile, quindi secondo me Alex rosicherà, Matteo rosicherà, perché Giovi non ve la lascerà. Allora, vi chiedo, fai pure partire Tony, qual è il numero di maglia del giovane talento inglese Ealing Ah, la Junior? so. Qual è? 33, 34, 43, 44. 4 voti, 5 voti, 6 voti, solo 9 voti. Mi sa tanto che ragazzi. Mi sa tanto che ragazzi, abbiamo il vincitore, perché Giovi non ha sbagliato. Non hanno sbagliato, ragazzi, 43. neanche Alex e neanche Matteo, però Ho purtroppo il perso vincitore è perché non ho Matteo. risposto in tempo in quella prima. Porca di quella miseria. Vabbè, ci saranno altri quiz, però direi, Tony, clicchiamo su end, perché la risposta Sì, ovviamente premi. facciamo end. E ragazzi, il vincitore con 9 risposte esatte su 10, e c'è davvero da farti i complimenti, Giove, perché alcune non erano per niente facili, per niente facili. Giovi, grande Giovi. Grande gioco. Vabbè, dai, sarà per la prossima arrivo.